questa attività è nata da una passione antica di gioventù per le auto sportive dell'epoca, che è continuata e nell'86 è diventata la mia professione ufficiale, e con tanta passione per la ricerca e il ritrovamento di queste vetture e seguirne i restauri particolari e tutto ciò che ne segue. La nostra società, siamo due soci, tutti e due molto appassionati. Manifestazione dall'87 la stiamo facendo e sempre migliora questa manifestazione, con un accesso di pubblico importante, e cerchiamo sempre di portare oggetti possibilmente quasi unici, o rari, possibilmente, ma non è sempre facile. Abbiamo alcune vetture assolutamente uniche. Questa Aprilia è un oggetto unico perché è una serie unica, non è la solita, con rispetto, Pininfarina, ma è una carrozzeria speciale fatta probabilmente per qualcuno della Macchinum 37, per cui pensiamo al tempo, e ha ancora la sua prima targa originale. Poi in questo stand abbiamo una Bristol 400 venduta a Milano nel 1950, ancora con la sua targa d'origine e i documenti d'origine, e mai restaurata in condizioni ancora molto buone. Poi possiamo vedere una Alfa Romeo GTC, altra macchina molto rara, con le sue targhe originali restaurata totalmente. Poi passiamo a un Alpine Renault da corsa gruppo 4, macchina molto importante, ha vinto Rally di Monte Carlo e varie tante altre gare. Poi passiamo a una Seat Amica del 49, che dicono oggi, da quello che si sa, 11 esemplari esistenti in prima serie. Passiamo a una Connaught, che è una macchina inglese importante, che Connaught fece anche Formula 1 negli anni 40, agli albori, diciamo, quasi del dopoguerra. E questa vettura, costruite 15, questa è la penultima, modello leggermente differente nelle sospensioni anteriori, costruite 3, per cui siamo. Poi il resto possiamo vedere, abbiamo 3 Ferrari, un vetro Resina, che è sempre una macchina importante, storica, Daimler Dart, possediamo altri modelli, come dicevo, in via di restauro, Aston Martin, Porsche Pister e così via. Per vedere le nostre novità consiglierei di visitare il nostro sito, che è www.classicmotor.it, e la nostra sede rimane a sud di Milano, a Vellezzo Bellini, che è una piccola località dove abbiamo un capannone con in deposito le nostre vetture.